Ciao, nuovo video. Allora, sinceramente pensavo di non riuscire a registrare perché avevo un po' da fare tra lavoro, cose varie, poi sono stata a Milano. E invece in realtà ho detto no, vabbè, stasera lo registro e lo faccio uscire stasera o direttamente domattina, ora vedo un po'. E volevo farvi un haul con le ultime cose comprate e lo shopping fatto a Milano. Allora, partiamo dal shopping fatto a Milano. Allora, non ho comprato grandissime cose, anche perché più che per comprare sono andata per fare un giro con la mia migliore amica e mi sono più goduta i momenti con lei, perché di solito non abbiamo tantissimo tempo durante le settimane di stare insieme tra i lavori, le cose varie da fare della vita e i fidanzati, cose varie. Allora si è detto vabbè, ci prendiamo un giorno, andiamo a farci un giro per conto nostro. E siamo stati in centro, siamo stati benissimo e vabbè, qualcosina ci è scappato da comprare ovviamente, però insomma mi sono limitata. Allora vi faccio vedere qualcosina. Allora, da Bershka ho comprato questa qui, che è una gonnellina del Tranquille, insomma modello proprio basico. Qui c'è l'elastico in vita, è di Bershka. Io ho preso la taglia M, mi pare. Sì, io ho preso la taglia M ed è comodissima. Avevo già comprato quelle di Zara, il modello quello però in ecopelle. Questo qui è un tessuto stranissimo, non so descrivervelo, cioè è tutto elasticizzato però super super morbido. Infatti l'ho già messa oggi perché mi piaceva troppo. Ed è veramente carina. Pagata 15 euro perché di 14,99. E c'era così e nera. E su mi sembra anche un beigiolino, però io ho preso questo rosino qui. Ora purtroppo la sera con questa luce non rende granché, però è un rosino molto chiaro, molto, un rosa antico, molto carina. Poi, sempre a Milano, ho comprato da Bath & Body World. Non c'era stata solo una volta da Rese. Avevo comprato delle candele che erano buonissime. Infatti ieri tutto contento ho detto vai, speriamo di trovare le candele. Invece in realtà ne avevano pochissime della nuova collezione, quasi niente. Avevano delle cose a sconto, però quelle natalizie ho detto no vabbè, lasciamo perdere perché non mi piacevano. E allora, sempre a sconto, ho preso questo bagnoschiuma che si chiama Snow Kissed Sugar She and Vitamin, con karité, vitamine, insomma. Però è un profumo dolcissimo, buono, veramente buono. C'è tipo di un po' di marshmallow, stranissimo. Però è parecchio buono e l'ho pagato 4,90 euro perché era a saldo, è una profumazione invernale, infatti l'ho presa a saldo. E anche questo, che ho un'acqua profumata, e si chiama Japanese Cherry Blossom. È Pure Cherry Blossom e poi e Fleur e Cerisier. Comunque, una profumazione un po' dolce, però è veramente buona. C'era così alla vaniglia, cioè all'inizio è proprio di impatto molto poi dopo piano piano te ne l'addosso, è proprio pazzesco. E anche questa era sconto al 50% e l'ho pagata mi sembra 5,90 euro. Sì, perché ho speso 11 euro qualcosa e era un bello sconto perché questa a prezzo piano costava 16,90 euro, quindi me l'ha pagata insomma 6 euro e qualche cosa, non c'è male. Anche qualcosa meno, ora non ho più lo scontino perché l'ho buttato tutti via. Però ve lo consiglio perché magari rispetto anche a un Victoria's Secret, a volte quando fanno queste promozioni qui sono molto molto buone. Poi, dopo, che cosa vi faccio vedere? Vi faccio vedere un altro acquistino di Milano che è stato le calze. Queste qui sono quelle di Calzedonia che le ho uscite per San Valentino e sono quelle tutte nere, con i cuoricini piccolini, infatti se riuscite a vederli. E poi ci sono anche questi cuoricini rossi nel mezzo, ma ce ne sono tantissime di carine per questo periodo. Io ho preso questo perché l'avevo viste su Instagram una ragazza e vendevano troppo, allora ho detto no, me le voglio prendere anch'io. E queste le ho pagate 9,95 euro. Ci sono uscite ora, quindi le trovate senz'altro se vi interessano. Poi
per quanto riguarda lo shopping milanese, praticamente ho finito. Ah no, sì, no, non ho finito. Mi manca il pezzo forte. Sei pronte? Da-da. È troppo bello, mi fa impazzire. Ci siamo fermati al Disney Store perché io quando vado a Firenze o appunto a Milano mi devo sempre fermare al Disney Store, è una tappa fondamentale. E ora che esce il film tra un po' della Bella Bestia, la Disney ha ritirato fuori tutte queste cosine meravigliose della Bella Bestia e io ho preso questa che è praticamente un peluche, cioè che si può appoggiare, non vedete niente, si appoggia praticamente, che c'ha la base sotto, è super morbido e c'è la teiera di Mrs. Brick e Chicco che è così, che si può anche staccare, c'ha il filino e qui si attacca e io me lo tengo sul letto ed è troppo bellino perché io adoro quel cartone. Infatti per il mio compleanno 2 o 3 anni fa i miei amici mi regalarono proprio il set da gioco che ora c'è di nuovo. I miei amici l'ho preso tipo su Amazon o su un sito, se lo fecero arrivare, insomma ci volse tantissimo tempo e infatti furono veramente dei santi e ero troppo felice, infatti ce l'ho lì sulla mia mensola fermo e so un giorno probabilmente salvo dei bambini lo darò, ma non penso perché sono troppo affezionata. E allora ho detto, quando ho visto questo peluche ho detto aiuto, ho detto no, lo devo prendere perché mi fa impazzire. E questo non mi ricordo però quanto l'ho pagato. Da l'inizio però è sempre, cioè è una favola entrare perché infatti c'era penso più adulti che bambini a comprare le cose. E oltre a questo poi hanno fatto anche quella dell'orologio e di Lumière. Non mi viene in mente come si chiama il personaggio che fa l'orologio. Oh, sera anche per me sono stanca. Insomma, c'è Lumière, c'è la Spolverina, c'è Belle, c'è la Bestia, ce ne sono tutti i personaggi. E quindi Nellina mi piace da morire. Infatti l'ho già rinnovato, l'ho già messa sul letto. E appunto però non mi ricordo il prezzo. E questa è stata una degli acquisti che ho fatto proprio ieri. E basta poi. Per quanto riguarda Milano, ho finito appunto, non ho comprato granché perché pur avendo girato tanto, pur avendo visto veramente anche tutti i negozi, però non mi è interessato più di tanto, ho preso proprio le cose, magari mi colpivano, quelle che potevano servirmi, però se no, mi sono goduta quei momenti con la mia amica, ho detto. Poi vi faccio vedere invece le cosine che mi sono arrivate in questi giorni, che sono delle pochissime cose, insomma, ve le faccio vedere. Allora, prima questo, cappellino. Questo l'ho preso su Asos, l'ho pagato 2,99 euro, cioè niente. E anche questo è tutto di vellutino, morbidino, rosa antico. Infatti c'è sta da 10 con questa gonna qui, secondo me. Infatti avevo fatto un outfit oggi per provare ed è troppo bellino. Mi è arrivato di pomeriggio, ecco, cioè proprio a berrettino, che ora vanno tanto di moda, anche per le ragazze. Prima solo per i ragazzi, ora anche le ragazze si mettono questi berrettini qui. E questo è troppo morbidissimo, poi per quanto l'ho pagato, cioè veramente 2,99 euro. L'avevo visto da H&M, simile, però era molto più bruttino e costava cioè 10,99 euro. Questo è 2,99 euro, cioè imbattibile. È fantastico, lo adoro. Però è finito, quindi se vi interessa non lo trovate più, mi dispiace perché ho visto oggi perché la mia amica mi ha detto che lo voleva anche lei, ma finito. Cioè, ci credo, dai, 2,99 più la spedizione mi sembra non sia venuto nemmeno 5 euro, cioè niente. Poi vi faccio vedere invece sempre da Calzedonia, che è la mia rovina. Questi avevo comprati un po' di tempo fa, però me l'ho scordata di farvi, cioè volevo farveli vedere appunto haul. E ho preso tutti i calzini possibili che hanno fatto con la Disney. Quindi abbiamo preso quelli con Cenerentola e il Principe, che sono di colore nero. Poi abbiamo preso quelli della Bestia e di Belle, ovviamente di colore grigio. Poi questi con Minnie e Topolino di colore grigio chiaro, perché il latte è un grigio scuro. E poi abbiamo preso queste con la sirenetta e il principe, non mi ricordo, Eric, principe Eric, e
sono un grigio scuro, un grigio antracite. Prezzo 3,99 SAS, no, 3, sì, mi pare, no, 3 qualcosa, 3,45, 3,95 mi pare. Ciascuno, però sono troppo bellini, cioè questi qui di questa collezione qui mi ha fatto impazzire quando l'ho visti con tutte le principesse. Peccato hanno fatti solo questi quattro, perché poteva essere una cosa veramente carina, magari tirano fuori altri. Sì, perché ovviamente c'è anche quelli della Bella e la Bestia, di tutta, anche della collezione per bambina, li avevo visti anche quelli, li ho presi solo quelli con Mrs. Brick e Chicco. L'ho già rinnovati, dovrei averli a lavare di già. E invece questi qui li ho presi l'altro giorno da Calzedonia e li trovate sicuramente, perché sono proprio usciti per San Valentino e sono troppo bellini anche questi. E poi, sempre da Calzedonia, avevo preso questi anche con il cuore, semplicissimi, bianchi con il cuoricino rosa, proprio anche questi in tema San Valentino. E poi basta, insomma, vi ho fatto vedere tutti gli acquisti di questo periodo e per adesso mi sembra non mi debba arrivare altri pacchettini. Se mi arriva, farò sempre un haul. E anzi, la prossima volta, se mi riesce, voglio fare il tour della mia casa. A volte su Instagram me lo chiedono e far vedere un po' il letto, anche se qui un po' si vede, però volevano vederlo un po' come organizzata la mia casettina e tutto. E sì, penso di riuscire a farlo. Insomma, magari non martedì perché c'ho San Valentino, sono super mega impegnata. Però magari ora vedrò se lunedì o direttamente giovedì prossimo farò un altro video. E niente, io vi saluto, vi mando un super bacio e ci vediamo al prossimo video. E buon fine settimana. Ciao a tutti!